Ciao ragazzi, io sono Riccardo e sono qua con questo nuovissimo video. In questo video, come potete leggere dal titolo, andremo a parlare di Instagram. Infatti andremo a parlare di un argomento molto delicato, ovvero è possibile fare 400 follower a settimana su Instagram? Beh, la risposta è certamente possibile, ma esistono delle strategie per poterlo fare? Esistono dei trucchi? Esiste qualcosa che ti possa aiutare a farlo o è tutto un follow for follow? Beh, innanzitutto c'è da partire da un presupposto. Ovviamente, come ho detto nello scorso video che vi lascio qua in alto, quello dove parlo dei corsi online, per poter fare qualcosa, per poter giudicare qualcosa, bisogna prima averlo fatto. Infatti ho sbagliato a dire la frase. Per poter giudicare qualcosa o per poter dare l'opinione su qualcosa, bisogna prima aver fatto quella cosa. Di conseguenza, eccomi qua con questo video. Comunque, se questo video vi dovesse essere utile o vi dovesse anche solamente piacere, vi invito a lasciare un like, un commento e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Detto questo, partiamo. Vi voglio prima di tutto raccontare la mia storia con Instagram. Io ho creato negli anni svariate decine di account Instagram, ma veramente decine, decine, decine di account Instagram. Per il semplice fatto che a me Instagram piace veramente tantissimo, piace pubblicare su Instagram e di conseguenza ho sempre voluto creare cose nuove su Instagram. Ho creato account dove facevo meme sulla mia persona, come potete vedere qua di fianco. Ho creato account dove andavo a parlare di rap, dove andavo a parlare di frasi di cartoni animati, dove andavo a scrivere citazioni, frasi Tumblr, o dove pubblicavo foto, dove pubblicavo foto di montagne o foto di qualsiasi tipo e altre decine di svariati account dove parlavo di ogni cosa possibile e inimmaginabile. Addirittura ho aperto un account dove parlavo di cucina, a me la cucina fa schifo. Vabbè, dettagli. Ma quando è che è arrivata la svolta per me su Instagram? Per me è arrivata la svolta nel 2017, penso, quando uscì l'iPhone 10 e uscirono le animoji. Lì dissi, wow, che figata queste animoji, chissà se posso usufruirne per diventare conosciuto su Instagram. Ebbene, fui una delle prime pagine ad aprire su Instagram, chiamata Animoji Italia, una cosa del genere, adesso non mi ricordo come si chiamava, di preciso Animoji Italia, secondo me sì, una cosa del genere, e in una sola settimana feci 5.000 follower. E lì dissi, wow, incredibile! E potevo farne molti di più di follower, però decisi di chiudere. Perché chiusi quella pagina? Beh, semplicemente perché decisi di rivolgermi a un pubblico molto bambinesco e di conseguenza non mi piaceva. Non mi piaceva perché mi ricordo che tutte le persone mi richiedevano animoji e lì ci stava perché ero nato appunto per quello, ma le persone, dato che erano bambini, molto spesso mi richiedevano le animoji con insulti in mezzo, della serie «Ah, fammi l'animoji perché io sono Dio!» In questo caso non è un insulto ma è una pretesa. Per quanto riguarda gli insulti, mi chiedevano: per favore mi faresti l'animoji? Dopo 5 minuti, se non avevo risposto al suo messaggio, era: figlio di puttana, fammi l'animoji perché te l'ho chiesto. Tant'è che mi trovai costretto a pubblicare un'immagine dove andavo a dire: ragazzi, ho 12.000 richieste praticamente di animoji, se non vi rispondo non prendetela male, ma sto facendo tutti quanti piano piano. E addirittura è stato quel post che pubblicai dopo un giorno che ebbi aperto la pagina, trovai messaggi come, commenti come: ah, io ti ho chiesto l'emoji un mese fa, cosa che ho aperto ieri la page, quindi non può essere. O ancora: ma se tu hai deciso di aprire questa pagina ora devi stare 24 ore al telefono a fare l'animoji, punto e basta. O addirittura uno da lì, non so come ragazzi, riuscì a trovare il mio numero di telefono e mi chiamò e mi disse: senti brutto stronzo, io ti ho chiesto l'animoji 2 ore fa e non me l'hai ancora fatta, io ti mando la mafia a casa a ucciderti, cioè cose del genere. E di conseguenza, proprio per questi motivi qua, dato che uno, stavano invadendo la mia privacy personale, due, stavano iniziando a diventare insopportabili, decisi di chiudere, lasciai il lavoro ad altre page meno conosciute di me, ma che in poco tempo divennero più conosciute di me, che però dopo a loro volta decisero di chiudere perché la cosa, ragazzi, era diventata veramente insopportabile. E comunque decisi di chiudere e dissi: ok, page Instagram rivolti a pubblico così piccolo non le aprirò mai più. Comunque, arriviamo al discorso dei 400 follower in una settimana. È possibile?
Sì, come ho fatto, come faccio a dire il fatto che sia possibile o meno farlo? Beh, semplicemente l'ho fatto qualche settimana fa. Infatti, qualche settimana fa mi era venuto in mente di poter fare questo video sulla base del video delle animoji e di conseguenza decisi di aprire una pagina. Ok, partiamo dal presupposto. Che pagina decisi di aprire? Beh, non lo sapevo. Mi svegliai la mattina e dissi, ok, oggi apro una page Instagram. Su cosa? I don't know. Di conseguenza, dopo averci pensato per un'oretta o due, ho deciso di aprire una page Instagram sulle frasi. Perché sulle frasi? Beh, semplicemente perché è il mio settore. Le frasi sono il mio settore per il semplice fatto che a me piace veramente tanto scrivere. Scrivo in continuazione, scrivo ogni volta che mi è possibile scrivere. Di conseguenza ho detto, ok, apro una pagina Instagram sulle frasi. Pagine Instagram sulle frasi ce ne sono a centinaia di migliaia ormai. E infatti, se vado a scrivere frasi come tag su Instagram, trovo tipo una 15 milioni di post. Però ho detto, è possibile ancora spopolare in questo settore nonostante i post siano così e così tanti? Beh, certamente. Come si può fare? Bisogna creare una standardizzazione del tuo Instagram. Nel senso, vedo pagine Instagram, come adesso vi faccio vedere in questo caso, pagine Instagram come queste, che hanno tutti i post diversi e, è vero, è uno standard per la loro pagina Instagram, ma in realtà è uno standard anche per tutte le altre pagine Instagram. E infatti pagine come queste mi hanno chiesto, ma come hai fatto a fare 400 follower in una settimana quando io sono aperto da 2 anni e sono a 230? Beh, perché bisogna trovare, a mio parere, un format di pagina che possa piacere ma che allo stesso tempo sia unico nel suo genere. Infatti, ragazzi, io ho aperto creando un format, ovvero questo, un po' alla, come si chiama, un po' alla Twitter, ma leggermente diverso, e questo format piace un sacco. Infatti, in una sola settimana, grazie anche a questo, sono arrivato a 400 follower. E in realtà sono a 396, ma avrei potuto fare di più con questa pagina Instagram? Sicuramente avrei potuto fare di più, però purtroppo, come vi faccio vedere da Ninja Analytics, è una piattaforma che serve per vedere quanti follower giornalieri medi fai e quanti post pubblichi, il tuo engagement rate, che tra parentesi il mio è altissimo, è 11,70, 11,07 di engagement rate, quindi è veramente alto. Comunque, come potete vedere, io sono arrivato a 400 follower più o meno, dopodiché mi sono letteralmente bloccato, ma non tanto per qualcosa, ma perché ho smesso di pubblicare. Purtroppo dopo una settimana sono stato malissimo, ho avuto la febbre, dopodiché mi è tornata, poi sono andato in ospedale, tutto quanto, di conseguenza avevo proprio bloccato la page e di conseguenza un sacco di follower ne avevo persi e non ero più riuscito a pubblicare foto, purtroppo. Infatti questo qua è anche il brutto di Instagram, ovvero se tu continui a pubblicare le persone ti seguono, se tu smetti di pubblicare anche solo per una settimana le persone smettono di seguirti, e questa cosa qua è veramente orribile su Instagram, però purtroppo funziona così. Come fare a riproporre quello che ho fatto io, ovvero i 400 follower? Beh, come ho detto, innanzitutto bisogna creare una standardizzazione del tuo account Instagram, ovvero i cosiddetti layout, non so come si chiamano in realtà, beh, i layout molto simili, sempre abbastanza simili o comunque con un senso logico, che così rendono il tuo account appena entri molto visibile, molto bello e tutto quanto. Dopodiché bisogna creare un'icona. Io l'icona ho deciso di crearla con un foglio, con una pergamena, con una penna davanti e rosa. Perché il rosa? Il rosa, a discapito di quello che possono pensare molti, è un colore e bello da vedere, specialmente per la scrittura. La scrittura viene seguita maggiormente da ragazze, infatti il mio pubblico è l'88% femminile, di conseguenza il rosa è un colore femminile, di conseguenza sicuramente il rosa avrebbe attratto più persone, di conseguenza ho voluto mettere quel colore. Ma ognuno può usare il colore che più gli piace, e comunque hanno tutte delle loro caratteristiche, e dipendentemente da quello che volete fare possono servirvi determinati colori o determinati altri colori, quindi guardate voi quello che vorreste aprire. Dopodiché i tag, ragazzi, i tag sono importantissimi. Io vedo pagine che continuano a pubblicare anche 15 post al giorno ma che non inseriscono neanche un tag. I tag, ragazzi, sono la cosa più importante in assoluto.
non bisogna sempre utilizzare gli stessi, io utilizzo sempre gli stessi per fare prima, ma in realtà non bisognerebbe sempre usare gli stessi per il semplice fatto che dopo un po' Instagram dice ok, questo pubblica sempre con gli stessi hashtag, vuol dire che spamma e di conseguenza blocchiamoli i post, ok? Fa così Instagram. Di conseguenza bisognerebbe crearsi 4-5 gruppi di hashtag con hashtag popolari, hashtag un po' meno popolari e hashtag impopolari, dove vai a racchiudere la tua nicchia di persone e per ogni frase, per ogni post, scusa, che pubblichi, vai a utilizzare un gruppo. Dopodiché, usi quegli hashtag e basta? No, semplicemente vai, dopo che pubblichi un post, hashtag per hashtag, a mettere mi piace alle prime 20-25 foto che becchi. Così che le persone si vedranno arrivare il mi piace e tu e loro a loro volta verranno a vedere chi è stato a lasciarglielo, se non sono pagine famosissime, verranno a vedere chi è stato a lasciarglielo e se la tua pagina gli piace metteranno il follow. Infatti potete vedere che ha funzionato. Le collaborazioni su Instagram, non fatele ragazzi. A me hanno proposto una marea di collaborazioni, specialmente pagine più piccole, collaborazioni dove segui le tre pagine taggate qua sotto e ti seguiremo. No, e ancora no. Crei solo follow inutili, follower veramente inutili, perché loro ti seguiranno solo per ricevere in cambio il tuo follow e dopo, appena avrai lasciato il follow, probabilmente smetteranno anche di seguirti, come tu farai con loro, smetterai di seguirli dopo una settimana, magari loro non se ne accorgeranno neanche, ma le avrai dato la soddisfazione di avere un follow in più per qualche settimana e tu l'avrai perso direttamente. Di conseguenza molto inutili le collaborazioni su Instagram, anche perché io non sapevo neanche di questa cosa delle collaborazioni, non sapevo esistessero, però me ne hanno proposte in 200, alla fine mi sono informato e ho capito che cosa fossero e al fatto che non servissero a nulla. Queste ragazzi sono le strategie più o meno che ho utilizzato io per arrivare a 400 follower in una sola settimana, non sono strategie di chissà quale tipo, semplicemente pubblicate, hashtag, mettete tanti like. Queste qua sono le strategie racchiuse in un video da 14 minuti, a differenza di quello che Pinco Pallino del corso voleva farvi credere, che servissero 2000 euro e 4000 ore di lavoro. Detto questo ragazzi, ripeto, se il video vi è piaciuto lasciate un commento qua sotto dicendomi cosa avreste migliorato, quali sono le vostre strategie se ne avete, qual è la vostra pagina Instagram se ne avete. Magari possiamo vederla, magari potrò fare una reazione a qualche pagina Instagram. Detto questo ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!